Poracci, bentornati. Il recente State of Play non ha fatto altro che confermare il particolare rapporto conflittuale che da sempre ha segnato le interazioni tra Sony e Nintendo. Le due aziende, in competizione sin dai tempi della prima PlayStation, propongono alle rispettive utenze due visioni molto differenti del gaming, ma è innegabile che Sony, pur essendo un leader incontrastato del settore, si sia spesso ispirata palesemente alle novità introdotte dalla casa di Kyoto. In questo video vorrei parlare con voi di 5 occasioni in cui Sony ha copiato in modo spudorato Nintendo, tra hardware, software e anche periferiche. A volte con risultati eccellenti e altre con dei clamorosi buchi nell'acqua. Prima di iniziare, mi raccomando, se questi video storici vi interessano, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti. Iniziamo! L'arrivo della prima PlayStation sul mercato fu uno di quei momenti che rivoluzionò l'industria videoludica. Comparsa dal nulla, la scatoletta grigia di Sony si impose da subito come leader del settore, mettendo in ginocchio titani come Nintendo e Sega nonostante avessero anni di esperienza alle spalle. Ma l'entrata in scena di Sony non fu totalmente casuale, anzi. È risaputo infatti che l'azienda aveva collaborato con Nintendo per la creazione di una console ibrida che sarebbe stata in grado di leggere sia le cartucce del Super Nintendo sia il supporto fisico che stava prendendo piede in quel periodo, ovvero il CD-ROM. Da questi sforzi congiunti vide la luce esclusivamente un prototipo ribattezzato Nintendo PlayStation. Prima che la console potesse diventare realtà, Nintendo si tirò fuori dall'accordo, cercando la collaborazione di Philips. Sony, abbandonata a se stessa, piuttosto che rinunciare al florido settore dei videogiochi, decise di tentare il tutto per tutto mettendosi in proprio e lanciando sul mercato la sua PlayStation. Il resto è storia. Quello che però è palese è che nella sua prima console rimanevano tantissime tracce della collaborazione con Nintendo, a partire dal controller. Questo infatti, esclusi i due grip allungati per l'impugnatura, era sostanzialmente identico al controller del Super Nintendo, proponendo un layout invariato rispetto a quello celebre dello SNES. Le lettere associate ai tasti cedevano il posto a delle semplici figure geometriche che diventeranno poi un simbolo universale del brand, ma l'unica vera aggiunta, due ulteriori tasti dorsali, L2 e R2, inseriti con l'intenzione di facilitare la navigazione negli ambienti 3D, inizialmente non riuscirono ad ottenere una concreta applicazione. Ancora una volta, per gestire al meglio le tre dimensioni, Sony avrebbe dovuto buttare un occhio dalle parti di Nintendo. E infatti fu con il Nintendo 64 e il suo controller che si ebbe la prima perfetta applicazione di uno stick analogico pensato per muoversi con agilità in ambienti poligonali. Il tridente non è certo un controller perfetto, tutt'altro. La sua forma è bizzarra e decisamente non ergonomica ed è facile notare la mancanza di molte feature che poi diventeranno dei veri e propri standard. Sony intelligentemente prese la suggestione dello stick analogico e la riportò in modo impeccabile all'interno del suo controller, dando vita al Dual Analog. Qui le levette diventavano due e il layout classico dei tasti permetteva una disposizione molto più razionale dell'impugnatura. Però badate bene, ancora non si parla di DualShock, il controller standard che accompagnerà i sistemi PlayStation per ben 4 generazioni di console. Questo perché il Dual Analog non presentava alcuna funzione di vibrazione, che sarà introdotta solo in seguito, dopo che, ancora una volta, Nintendo tirerà fuori dal cilindro il Rumble Pack per Nintendo 64. Grazie a questa espansione del controller, i giocatori potevano provare l'ebbrezza della vibrazione tra le loro mani, una feature che oggi ci sembra banale e scontata, ma che all'epoca fu una piccola rivoluzione, tanto che spinse Sony a proporre la terza, e questa volta definitiva, revisione del suo controller, che integrando dei motori all'altezza degli stick, proponeva di serie il Rumble. Il DualShock è quindi la risultante di un processo in più tappe di continuo riadattamento e miglioramento di quanto offerto da Nintendo. Ora però è il caso di parlare di giochi, e anche qui in realtà ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Sebbene ormai la lineup di Sony abbia un'identità ben definita, con le produzioni first party che puntano a coinvolgere giocatori con produzioni AAA dal forte impatto narrativo e cinematografico, nel corso degli anni Sony ha più volte provato a riprodurre le formule vincenti della grande N,
raramente riuscendo ad ottenere gli stessi risultati, sia in termini di vendite che di qualità. Si potrebbero fare numerosi esempi, come quando Media Molecule fu incaricata in una vera e propria missione suicida di creare l'anti-Mario Kart, dando vita al Little Big Planet Karting, o quando in nettissimo ritardo Sony decise di proporre l'alternativa a Nintendogs con il suo PlayStation Pets su Vita. Ma forse l'esempio più rappresentativo di tutti è quello di PlayStation All-Star Battle Royale, spudorato clone della serie Super Smash Bros. Sapete benissimo quanto ami la serie ideata da Masahiro Sakurai, e un titolo come PlayStation All-Star Battle Royale non fa altro che dimostrare quanto non basti prendere un'idea vincente per sfornare un capolavoro. Ma la buona riuscita di un titolo dipende da tantissimi fattori, tutti clamorosamente assenti nel fighting game di Sony. Questa lotta senza quartiere tra i volti iconici della scuderia Sony non riusciva a replicare la magia di Smash, complice innanzitutto un gameplay molto meno rifinito e fluido e poi un roster decisamente meno carismatico. Se Smash è una sorta di vetrina e museo della storia di Nintendo e del videogioco, uno dei suoi più grandi pregi è quello di unire, naturalmente, degli immaginari diversissimi tra di loro e inserirli in un contesto coerente per quanto assurdo. In PlayStation All-Star Battle Royale è tutto più incredibilmente forzato e il titolo non fa altro che mettere in mostra un dato di fatto. Per quanto Sony abbia dominato l'industria videoludica negli ultimi decenni, l'azienda nipponica non è riuscita a sedimentare le sue creazioni nell'immaginario collettivo così come c'è riuscita Nintendo, da sempre identificata con le sue creazioni più celebri e non i suoi hardware. E rimanendo sempre in tema Smash, non si può non citare l'incredibile successo degli Amiibo che spinsero Sony a dare un contributo enorme alla creazione della collezione Totaku. Durante l'era del Wii U, Nintendo rimase a galla grazie agli Amiibo, una linea di action figures pensate per interagire con i capitoli di Super Smash Bros. Su Wii U e 3DS. Le statuine raffiguranti tutti i personaggi giocabili divennero subito oggetto delle attenzioni dei collezionisti e Nintendo iniziò ad espandere enormemente il catalogo degli Amiibo. In nettissimo ritardo sul fenomeno, con un mercato ormai saturo di operazioni più o meno riuscite, come Skylanders, anche Sony ha provato a dire la sua con la linea Totaku. Uguali in tutto e per tutto agli Amiibo, i personaggi Sony non sono riusciti ad avere lo stesso successo e dal loro debutto nel 2018 se ne è sentito parlare veramente pochissimo. Sebbene propongano dei volti iconici dei videogame, come Crash, Kratos e Lara Croft, una qualità non eccelsa dei modelli e la mancata interattività con il catalogo software di PlayStation li hanno fatto finire presto nel dimenticatoio. Ma chiudiamo con quella che credo sia una delle peggiori idee di sempre di Sony, il PlayStation Move. La settima generazione di console fu segnata dalla popolarizzazione dei motion control, un vero e proprio fenomeno di massa iniziato da Nintendo e il suo Wiimote. Il nuovo sistema di controllo modificava radicalmente l'esperienza videoludica e attirò un vastissimo pubblico non avvezzo di certo alle dinamiche del gaming classico. Desiderose di catturare a loro volta questo nuovo bacino di utenza, sia Microsoft che Sony tentarono di dire la loro con due periferiche, il Kinect e il PlayStation Move. Se la prima rappresentava quantomeno un tentativo di differenziarsi dalla concorrenza proponendo l'abbandono totale del controller in favore di una telecamera in grado di catturare i movimenti del giocatore, il Move era la brutta copia del Wiimote. E per brutta intendo innanzitutto inguardabile. Il controller Nintendo presentava un'estetica minimalista basata su linee nette e squadrate che lo avvicinavano a un generico telecomando. Il Move si presentava come un arnese plasticoso e pieno di linee arrotondate che terminavano in una sfera opaca che, illuminandosi di colori improponibili, serviva alla telecamera, il PlayStation Eye, per ottenere ulteriori punti di riferimento e quindi una maggiore precisione di controllo. Oltre a essere impresentabile, il che univa un ulteriore livello di imbarazzo a quello già presente nel dover utilizzare i motion control, il Move non presentava assolutamente nulla che non si fosse già visto su Wii, offrendo tra l'altro dei giochi che erano delle versioni meno ispirate dei ben più celebri Wii Sports e Wii Play. Ma la cosa più grave di tutte è che la periferica arrivò nel 2010, 4 anni dopo il debutto della Wii, in un mercato decisamente meno entusiasta e ricettivo verso questo tipo di intrattenimento. Se non altro, il Move, a differenza del Kinect, è riuscito a vivere una seconda giovinezza attraverso il PlayStation VR, diventando un utile tassello all'interno della realtà virtuale di Sony. E questi poracci erano alcuni dei casi in cui, nel corso degli anni, Sony ha copiato Nintendo, non sempre col migliore dei risultati. Voi cosa ne pensate?
Ha più merito chi apporta una piccola rivoluzione o chi riesce a perfezionare il lavoro degli altri? Sono curioso di sapere la vostra. Ci sono ancora tanti esempi da portare, anche casi in cui è stata la grande N a prendere a piene mani da Sony senza fare troppi complimenti. Se siete curiosi e vorreste vedere altri video del genere, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche. Io sono il Poro Michele, copione, ciao!